tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Ladro tenta di introdursi in un garage ma viene messo in fuga da un carabiniere in congedo. Maltempo, molti sottopassi allagati a Fano dopo la pioggia intensa della mattinata. ASET trasloca gli uffici di Via Fanella e annuncia nuove assunzioni e un nuovo piano di potature. Palazzetto gremito a Piagge per la presentazione del libro scritto da Leonardo Fulvio Ugolini, morto a soli 23 anni per una rara malattia. A Urbino, piazza gremita di star per la 13ª edizione di CNA Idee in Moda. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Un cordiale saluto dalla redazione, partiamo dalla cronaca, andiamo nel quartiere di San Lazzaro a Fano dove un giovane ladro è stato messo in fuga mentre tentava di entrare all'interno di un garage da un carabiniere in congedo, Lino Balestra. Diversi sono stati ultimamente i casi in cui i ladri hanno preso di mira garage e cantine di condomini o accessi diretti dagli scantinati agli appartamenti dei residenti. A Pesaro, tanto per citare gli ultimi episodi di cronaca, nella zona di Soria, blitz di ladri nei garage e conseguente razzia di biciclette e motorini. A Lucrezia di Cartoceto, poi in passato, furti in serie lungo circonvallazione Kennedy, passando dalle porte dei garage sul retro direttamente nelle abitazioni. E spesso tutto questo avviene anche in pieno giorno, come il recente episodio accaduto a Fano, nel quartiere di San Lazzaro, non molto distante dalla caserma dei Carabinieri, dove un giovane sui 20 anni, alle 16 di pomeriggio, ha tentato furtivamente di introdursi dai garage in appartamenti o in tavernette delle abitazioni, ma questa volta gli è andata male perché si è trovato faccia a faccia con un carabiniere in pensione che lo ha messo in fuga e che ora lancia un'allerta a tutti gli abitanti della zona. Ero in cantinetta, stavo lavorando al computer quando ho sentito leggermente spostare la maniglia della porta tagliafuoco che dà sull'interno dei garage. A quel punto, piano piano, ho aperto la porta e mi sono trovato dall'altra parte un ragazzetto sui 19-22 anni che già stava provando su un'altra porta vicino alla mia, un'altra tagliafuoco. Quindi stava tentando di introdursi da qualche parte? Sì, stava cercando di vedere se magari c'era qualche porta aperta per poter entrare e probabilmente, non so, o per biciclette, ma secondo me mi sembra più un sopralluogo. Era le 16:15, perciò era giorno, era prestissimo. Ho chiesto: cosa fai qua? E lui ha subito mi ha risposto, già subito prendendo la strada verso l'uscita, e ha farfugliato: cerco un mio amico. E a quel punto ho approfondito, perché poi la cosa mi convinceva poco. E chi è questo tuo amico? E tu aspetta un attimo che adesso chiamiamo i carabinieri. A questa frase ha messo proprio le ruote ai piedi e è schizzato fuori in una maniera mostruosa, insomma, velocissimo. Però ti dico, stiamo un attimino con le orecchie dritte, pertanto stare sempre un attimino sul chi va là, anche se è giorno, anche se non deve essere proprio notte, insomma, ecco. C'è stato un intervento interforze in via Cecconi a Fano questa mattina dopo mezzogiorno per un accertamento sanitario obbligatorio. Il destinatario è un 38enne residente del posto, sofferente da tempo di disturbi psichici, che però non era all'interno dell'appartamento dove si temeva si fosse barricato. Oltre al 118 sul posto anche i vigili del fuoco, che hanno forzato l'ingresso e permesso così alle forze dell'ordine di entrare nell'appartamento, dove però dell'uomo non c'era traccia. Oltre alla polizia locale, che doveva eseguire l'accertamento, anche i carabinieri ed una volante del commissariato per ragioni di ordine pubblico. E adesso parliamo invece del maltempo. L'acquazzone di questa mattina intenso, abbondante, ha provocato, come spesso accade in questi casi, allagamenti nei soliti punti critici della città di Fano.
Dopo l'impegnativa giornata di ieri sul fronte del maltempo, anche oggi, durante la mattinata, una pioggia battente e violenta si è abbattuta nel nostro territorio. I punti critici della città, che in questi casi ne subiscono le conseguenze, ahimè, sono sempre i soliti. Il sottopasso del Lido, come sempre, ha dato il meglio di sé, creando la solita piscina spontanea e, di fatto, rendendo difficile il transito dei veicoli. Un altro sottopasso però è andato sott'acqua, quello in fondo a via 4 Novembre, che dà sulla nuova Interquartieri, dove sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Fano per trarre d'impaccio una donna e sua figlia rimaste in panne a bordo della loro auto proprio in mezzo al sottopasso, chiuso poi dagli stessi vigili del fuoco in modo precauzionale. È stata proprio la conducente dell'automobile a dare l'allarme e attivare i soccorsi che sono arrivati di lì a poco. Per loro, fortunatamente, nessuna conseguenza fisica, ma tanto spavento. Diversi sono stati nel corso della giornata poi gli interventi dei vigili del fuoco, sempre per cadute rami o pericolanti nelle strade locali. Nel breve lasso di tempo dell'acquazzone estivo si sono formati accumuli d'acqua che hanno trasformato alcune strade in dei canali di scolo, come nella zona dell'ex zuccherificio in via Fragheto, o a Bellocchi in via Albertario, o nelle strade alle spalle della stazione ferroviaria, dove le grosse buche non hanno fatto altro che peggiorare la situazione, come mostrano le eloquenti immagini dei nostri reporter di strada. Fuori dalle mura cittadine anche i corsi d'acqua rappresentano una minaccia, anche con i detriti e i tronchi che portano a valle in questi casi, come è accaduto al ponte tra Calcinelli e Villanova sul fiume Metauro, dove si sono formate alte cataste di ramaglie a ridosso dei piloni del ponte che, in caso di piena, possono creare un pericoloso effetto diga. Un tunisino di 52 anni è stato fermato dalla squadra mobile di Ancona mentre si spostava a piedi lungo la Flaminia ed è risultato destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla procura dell'Aquila. E addosso aveva con sé un coltello in acciaio di 35 cm con una lama di 23. L'uomo è stato trasferito nel carcere anconetano di Montacuto a disposizione dell'autorità giudiziaria. E riaprirà domani lo stabilimento a Mergo di Elica, la multinazionale di Fabriano, leader nel settore delle cappe aspiranti, evacuato a scopo meramente precauzionale nel pomeriggio di ieri per la bomba d'acqua che ha interessato la Vallesina. Oggi il sito produttivo è rimasto chiuso per l'intera giornata per dare la possibilità di fare controlli ad eventuali danni causati dalle infiltrazioni di acqua piovana che hanno interessato lo stabilimento. Piccole chiazze d'acqua e gocce sulle linee produttive che hanno indotto il management di Elica ad evacuare gli operai per ragioni di sicurezza. Se non ci saranno ulteriori precipitazioni atmosferiche violente, gli operai potranno tornare regolarmente al lavoro già nella giornata di domani. ASET fa il trasloco, trasferisce alcuni dei suoi uffici da via Fanella, annuncia nuove assunzioni e nuove potature di alberi. Vediamo. La manutenzione del verde pubblico affidata ad ASET ha dato buoni frutti. Abbiamo passato la notte, dice scherzosamente il presidente Reginelli, commentando le performance positive dell'azienda in un servizio che per lei era tutta una scommessa. Nuove assunzioni ed un piano quadriennale che consenta di mettere a regime ordinario gli interventi sugli oltre 12.000 piante del comune con l'obiettivo di eliminare le fasi emergenziali e di programmare cicli di interventi continuativi. Alla vigilia della ripartenza delle operazioni di potatura a partire dal mese di ottobre, l'azienda traccia un bilancio positivo anche degli sfalci e del taglio erba che invece in passato tante rimostranze aveva attirato sull'amministrazione, colpevole di non offrire un'immagine corretta e qualificante della città ai tanti turisti e visitatori in visita. C'era un'area ben delimitata che si chiamava Green Zone, che è quella nella quale ci siamo anche impegnati di più perché era quella che
dovevamo presentare più attenzione sia per la questione turistica che per il decoro appunto cittadino. Abbiamo avuto dei riscontri estremamente positivi sia per quanto riguarda le potature che abbiamo fatto sia per quanto riguarda la manutenzione del verde, quindi gli sfalci. È un percorso che stiamo ancora percorrendo, nel senso che ancora non è finito il periodo, quindi dovremo fare altri sfalci perché le temperature, l'acqua, chiaramente non fa altro che provvedere alla ricrescita delle erbe, quindi ad una maggior manutenzione. Siamo contenti di quello che abbiamo fatto, però riteniamo che il bello debba ancora venire. AZ sta anche affrontando in questo fine estate una fase delicata di riorganizzazione e razionalizzazione degli spazi aziendali per meglio efficientarsi sul maggior business aziendale, ovvero la raccolta differenziata ed il servizio idrico, aumentando gli spazi di raccolta e creando un unico deposito mezzi. Originariamente abbiamo tuttora di nostra proprietà la sede di via Mattei, quindi lì noi porteremo tutti i mezzi che ci sono in questo momento in Viale Madonna Ponte, ok? Da lì porteremo tutti i mezzi e da lì faremo partire la mattina gli operai. Questo cosa comporta? Comporta intanto il fatto che bisogna in qualche modo adeguare e creare nuovi spazi per gli operai che partono, quindi le docce, i bagni e quant'altro. Abbiamo mantenuto su Via Mattei i servizi che secondo noi erano più importanti per le operazioni operative, quindi c'è il servizio dell'igiene urbana, c'è il servizio degli accertatori, c'è la qualità, c'è la sicurezza. A partire da domani poi l'ufficio clienti di via Fanella verrà chiuso per poi riaprire lunedì 9 settembre nella nuova sede di via Einaudi, zona industriale di Bellocchi, di Fano, a pochi metri dalla sede della Saipem. Domani via Fanella chiude, apre via Einaudi 1, che è la parte, è il palazzo che sta a fronte dell'UCI Cinema. Ci sono tre piani, il primo piano è quello dovuto ai rapporti con i cittadini, il resto sono delle parti amministrative. Quando sarà operativo per il pubblico? Da lunedì prossimo siamo operativi per il pubblico con i medesimi orari e le medesime condizioni che trovate su Via Fanella. A Piagge, Palazzetto dello Sport gremito per la presentazione del libro scritto da Leonardo Fulvi Ugolini, Poesie dell'anima. Un libro che però Leonardo non ha mai visto perché è morto poco prima, a soli 23 anni. Per essere solo un volatile è troppo intelligente. Non ha neanche paura di stare tra la gente. Ormai ha preso confidenza, ma mantiene sempre una certa prudenza, perché le persone sono imprevedibili. Ora però ti saluto e, come si dice dalle tue parti, all'arrembaggio. Questa poesia si chiama Il Gabbiano ed è uno dei tanti versi scritti dal pensiero e dal cuore di Leonardo Fulvi Ugolini, il 23enne di Piagge deceduto lo scorso 10 marzo perché affetto dalla sindrome di Freeman-Sheldon, un difetto congenito raro che compromette anomalie ossee e contratture articolari. Nella sua vita Leonardo ha sempre avuto un grande sogno, vedere finalmente concluso e stampato il suo libro di poesie, un progetto che aveva visto coinvolgere il consigliere regionale delle Marche Federico Talè e che finalmente la scorsa settimana ha visto la luce. Stampato nell'ambito della collana I quaderni del Consiglio regionale delle Marche, sabato scorso, 31 agosto, al Palazzetto dello Sport di Piagge si è svolta la presentazione del libro dal titolo Poesie dell'anima, tra letture, interventi, momenti musicali e indelebili ricordi. Un bellissimo pomeriggio, dobbiamo fare i complimenti alla famiglia per aver organizzato questa bellissima serata. E naturalmente piena di gente, vuol dire che Leonardo era veramente molto apprezzato qui a Piagge, ma non soltanto a Piagge, è stato un ragazzo pieno di problemi fisici ma con una voglia di vivere incredibile. In tutte le sue poesie che abbiamo letto questa sera traspare questa voglia di vivere. Anche la mamma prima diceva che, e il babbo soprattutto, dicevano che Leonardo, tutte le volte che gli si diceva come stai Leo,
ha sempre risposto bene, benissimo. Leonardo con queste poesie ci dice che la vita va apprezzata così com'è. Quindi in più di una di queste poesie dice di non fare la corsa alla fretta, alla frenesia, ma di fermarsi e di godersi delle cose belle della vita. Un palazzetto gremito di persone, a partire dai familiari, dai cittadini, conoscenti e personaggi della politica, per ricordare ancora una volta la figura di Leonardo, conosciuto sia in paese ma anche nella città di Fano. Abbiamo organizzato questo evento poiché era il desiderio principale di Leonardo, che lo desiderava con tutto il cuore, con tutta l'anima, ecco appunto questo libro dell'anima che parla dell'anima stessa di Leonardo, i sentimenti, l'attenzione per la natura, per tante cose belle che ci sono in questo mondo, e lui rimaneva stupito, ha potuto osservare ed esprimersi alla sua maniera. Il servizio era di Filippo Pucci, adesso invece con Simona Zonghetti andiamo ad Urbino, in piazza Duca, perché Duca Federico, perché il scorso fine settimana c'è stata una sfilata di moda da record, quella organizzata dalla CNA. Altra edizione di successo per CNA Idee in Moda, il grande filé organizzato dalla CNA di Pesaro e Urbino, che per il secondo anno consecutivo si è svolto nella città ducale. Oltre 3.000 le persone che hanno riempito piazza Duca Federico per l'ormai tradizionale appuntamento estivo che promuove il settore del tessile e dell'abbigliamento. Questa 13ª edizione è stata dedicata agli abiti da donna, agli accessori, all'intimo, alla maglieria e agli abiti da sposa. Soddisfatti il presidente provinciale Alberto Barilari, che ha ribadito l'importanza delle piccole imprese per il sistema economico locale, e il segretario e patron dell'iniziativa Moreno Bordoni, raggiante per la riuscita dell'evento e per aver bissato con successo la sfida di Urbino. Io dico che lo slogan coniato lo scorso anno, la bellezza chiama la bellezza, davvero è molto rappresentativo di quello che è il vero cuore di CNA Idee in Moda. Urbino ha voluto fortemente CNA Idee in Moda ha voluto fortemente Urbino, e qui nella culla del Rinascimento, siamo dentro un libro di storia, una location meravigliosa, i nostri artigiani presentano le loro meravigliose creazioni. Quindi, dal concept alla realizzazione, tutto made in Italy. Noi siamo fortemente impegnati in questo. Ora, nonostante la crisi, ci sono ragazzi che si stanno reinventando, nuovi brand, e noi abbiamo il dovere, da un lato perché è il nostro lavoro, da un lato un dovere morale di dargli una mano. E come lo facciamo? Dandogli la massima visibilità. Tanti gli applausi durante la serata per i due presentatori, la conduttrice Rai Adriana Volpe e il conduttore radiofonico David Romano. A conquistare il pubblico anche i testimonial, che hanno fatto trapelare alcune notizie, a cominciare da quella che riguarda la campionessa olimpica di scherma Elisa Di Francesca, che sul palco di Idee in Moda ha confermato il suo imminente matrimonio, e poi Adriana Volpe, che non ha smentito un suo imminente passaggio dalla Rai alle reti Mediaset. Sicuramente si chiude un ciclo e si apre una nuova storia, un nuovo capitolo, e vedrete un'Adriana sicuramente diversa e innovativa. Giulia Salemi invece, regina dei social con oltre 1 milione di follower, che era attesa a Urbino da numerosi fans, dal palcoscenico ha lanciato varie dirette social. Altra testimonial della serata è stata Barbara Chiappini, che ha confessato come le sue forme sinuose e mediterranee si intonino perfettamente al nero, mentre il conte Filippo Nardi, dopo qualche consiglio sul giusto look, si è lanciato in simpatici siparietti con le TV locali, mettendosi alla prova con il dialetto locale. Il classico mi piace. Se poi posso dirvi, a casa avete un dubbio, se siete lì davanti al vostro armadio, avete qualche dubbio, nero, non puoi sbagliare. Filippo, abbiamo visto oggi pomeriggio qua in piazza Duca Federico che eri alle prese con il dialetto locale. Bellissimo. Sei riuscito ad imparare qualche cosa? Io amo dialetti, che chi dice il nostro dialetto è brutto, non è vero, che fa parte delle radici, no? E qui fa veramente ridere, cioè, mette allegria. Che cosa fa stasera? Sto bom, va là, non so che si fa stasera. Simpatia, qualità, moda, musica e spettacolo hanno così dato vita a una serata entusiasmante che si è conclusa con gli aquiloni e i colori
colori delle contrade di Urbino. E chi, per chi vuole saperne di più, dopo il telegiornale trasmetteremo uno speciale proprio realizzato ad Urbino su questa sfilata di moda. Adesso invece andiamo a fare gli auguri per i 70 anni di matrimonio a Giovanni D'Aluiso e Rosa Pignatelli di Cinisello Balsamo, in provincia di Milano, che però sono in vacanza a Marotta. Oggi appunto questa coppia festeggia 70 anni di nozze, gli auguri da parte dei figli, poi tutti i parenti e naturalmente anche quelli dall'Australia mi scrivono e naturalmente anche noi di Fano TV. Grazie per essere stati in nostra compagnia, ci vediamo domani mattina alle 7 in diretta con la rassegna stampa, Occhio ai giornali, arrivederci.